Nuovo record per l'esportazione di vino abruzzese, che nel 2022 ha raggiunto i 229 milioni di euro di fatturato, con una crescita rispetto all'anno precedente dell'8%. Il dato è stato elaborato dal Consorzio Tutela Vini d'Abruzzo sui dati del centro estero delle Camere di Commercio. I paesi che rappresentano i migliori mercati per il vino abruzzese sono la Germania, 20% di quota dell'export, e gli Stati Uniti, 13%, seguiti più indietro da Svizzera, Regno Unito, Canada e Paesi Bassi. Il vino più amato resta il Montepulciano d'Abruzzo, seguito dal Trebbiano e dal Cerasuolo. Numeri evidenziati dal presidente della regione Marco Marsilio, presente ieri al Vinitaly per accogliere, nello spazio abruzzese, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i ministri Francesco Lollobrigida all'agricoltura ed Elisabetta Alberti Casellati alle riforme istituzionali. Il vino abruzzese è sempre più apprezzato, in questi giorni è passato praticamente mezzo governo, ma al di là di questo sono passati centinaia e se non migliaia di operatori che stanno acquistando il nostro vino, lo stanno apprezzando e lo diffondono in tutto il mondo e nei mercati europei, nordamericani. Insomma, è una grande crescita quella che sta vivendo il vino abruzzese. Io continuo a dire e sono convinto che c'è ancora un grande potenziale di crescita per il nostro vino e quindi ringrazio anche tutti gli imprenditori, gli operatori, i nostri produttori che stanno facendo un grande sforzo per mettere insieme le forze, quest'anno con il riordino delle denominazioni e dal prossimo anno con la nuova anche denominazione DOC, la Casauria, che farà il suo esordio nel mercato, il vino abruzzese si presenterà ancora più forte e ancora più capace di colpire l'immaginario, i gusti e il palato dei nostri amatori.